la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù, e per loro tu puoi fare di Finalmente una bella partita del Pescara dopo tante delusioni e pessime prestazioni. Più che il titolo di un editoriale, sembra il titolo di un film di Lina Wertmüller, ma tant'è. Contro i rossoneri dell'aeroplanino Montella, il Pescara offre una bella immagine di sé. Una buona gara e un pareggio che implementa di poco la classifica, ma di molto il morale, soprattutto in vista della prossima sfida contro l'Empoli. Non cambia il corso del brutto campionato che sta disputando il Pescara, ma rende meno triste l'epilogo. Rende certamente appetibile anche una sfida come quella contro i toscani, che in caso di risultato negativo contro i rossoneri sarebbe stata perfino inutile. Ad Empoli dunque per confermare i progressi. È bastato un pareggio e una prestazione decente per rendere meno amara questa fase del campionato e trasformare una partita inutile, la prossima, in una partita carica di attese. Un'eventuale prestazione positiva abbinata ad una vittoria potrebbe infatti cambiare il corso del campionato. Non sarebbe la panacea di tutti i mali, ma renderebbe interessante il finale del torneo e potrebbe regalare sorprese positive. Conviene però non pretendere troppo da questa squadra. Sarebbe già importante se confermasse i progressi messi in mostra contro il Milan. Il calcio è bello quando diverte, ma anche quando non si perde sempre. Nel calcio ci si divide spesso tra chi sostiene che l'unica cosa che conti è il risultato e chi invece sostiene che conta sì il risultato, ma conta molto come lo si consegue. Io appartengo a questa seconda categoria. Non mi divertono le squadre che ottengono i risultati speculando sulle disgrazie altrui. Mi divertono al contrario le squadre che ottengono risultati positivi cercando sempre il bel gioco e attaccando. Il calcio, al netto dei tanti lestofanti che lo popolano e lo frequentano, resta sempre un gioco. Qualcuno ha scritto il più bel gioco del mondo e proprio perché è un gioco, se non soddisfa il tuo gusto, che gioco è? Buon calcio a tutti!